Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con la demo di Forza Motorsport 6. Dovevamo andare a fare gli eventi qualificazione. Vediamo un po' che macchina possiamo scegliere. Abbiamo la Mazda RX-7, la Toyota GT86, la Subaru Impreza 22B STI, l'Honda S2000 CR, che non è male, la Volkswagen Golf R. Io direi di andare di Golf, ragazzi, che a me piace molto, però anche l'Honda e la Subaru non sarebbero male. Andiamo di Honda, va, Golf R, che dite, ragazzi, o Subaru? Subaru Impresa, perché mal sempre. Proviamo l'Honda S2000 CR, dai. Ottima scelta. Ora non ti resta che personalizzarla. Questi design sono stati creati da altri giocatori della nostra attivissima community. Puoi sceglierne gratuitamente uno da applicare alla tua auto. Che figata! Vediamo un po'. Oh mamma, questo che bello! Bello, questo qua! Autore Little Vixen! Complimenti! Sei pronto per iniziare la gara con quest'auto? Yeah! È da paura così, guardate che bella quella donna giapponese cinese sulla fiancata, spacca da paura. Ah no, selezioniamo e si parte per il primo evento qualificazione. Vediamo un po'. E chi c'è? In ogni gara c'è un obiettivo da raggiungere. In questo caso dovrai conquistare almeno il terzo posto per qualificarti. Seleziona e inizia la gara per cominciare. Perfetto, andiamo. Dobbiamo arrivare tra i primi tre, eh? Grazie alla tecnologia Drivatar, tutti i piloti sono unici e competitivi, proprio come i giocatori che li hanno creati e preparati. Mamma mia, ragazzi! Vai! Partenza non bella, non bella, dobbiamo migliorarci su questa cosa. Siamo dodicesimi dietro una Mini Cooper, sto vedendo. Senti come romba sonda. Oh, aspetta un po' di frenata. Dai, 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 amante, su, 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 non riavvolgiamo niente. Ce la dobbiamo gustare così la gara. Come arriviamo, arriviamo, cacchio. Qua sbagliata un po' troppo. Qua aggressivo, entrata aggressivo, ragazzi, anche qua. Si va di sportellate, ragazzi. Si va di sportellate, guardate come entro. E siamo a ridosso del quinto. Dai, così. Oh, sportellate anche lui, eh. Il quarto, ragazzi, il quarto. Il quarto, ragazzi, il quarto. Il quarto, ce l'ha attaccato, fammi passare, passo qua, quello lui tenta il sorpasso al 3, no, cacchio, trampata, lui è passato, mamma mia, che abbiamo creato in due, guardate come io ho ammaccato la macchina, siamo terzi ragazzi, siamo nel nostro obiettivo, mamma mia, sono entrato troppo veloce, tiella, guarda come sono uscito, a cannone, curva buona. Eccola la prima posizione. E andiamo. Tre giri che saranno epici. Perché con un primo giro siamo andati da paura. Non so dove si setta la difficoltà, ma la potremmo già alzare di qualcosina. Vediamo un po' se già riusciamo a fare. Oh, che ha fatto sta cacchio di curva strana? Sono entrato troppo in derapata. Il secondo comunque non molla, ce l'abbiamo ancora dietro, eh. Sto vedendo che se entro in derapata la macchina spanda tanto e perde in velocità. Io pensavo che era buona come entrata in curva, tipo MotoGP. Vai, arrampichiamoci così. Vai. Curva perfetta, grazie mille. Pian pianino miglioreremo a go-go. Forza così, andiamo, curva perfetta ancora, l'amante, mamma mia come non l'avete mai visto, su Racing Game, curva buona, vabbè, non male, con questo dovremmo terminare il secondo giro per iniziare l'ultimo, vediamo a quanto sta, intermedio migliorato tanto per leggere l'intermedio, quindi me ne vado dritto, cacchio, sto a leggere le curve, miglior giro 1.8 abbiamo fatto, questo già sarà peggiore perché siamo partiti un po' a cacchio. Vi faccio sentire un po' il motore di questa Honda, ragazzi, così mi dite che ne pensate. Il rombo ce l'ha veramente molto buono, eh. Ora vediamo se per la seconda gara
dobbiamo tenerci l'Honda o possiamo cambiare autovettura, perché sarebbe male fare per ogni gara un'autovettura diversa. Vai, bello, come l'ho tenuto il volante qua. Vai così amante, che figata, stiamo andando benissimo. Comunque sto vedendo che le ambientazioni sono veramente curatissime. Eccolo qua, il traguardo che ci dà la vittoria. Yeah, 1-6, miglior giro. Ogni volta che gareggi ottieni dei crediti che potrai utilizzare per acquistare nuove auto, potenziamenti e altri oggetti speciali che ti mostrerò più avanti. Perfetto. Conquisterai dei punti esperienza, PE, che aumentano il tuo livello pilota e il livello di affinità. Ma di questo riparleremo nelle prossime gare. Ok, livello di affinità, anche qui 3-9. Perfetto. Molto bene, hai superato la tua prima gara di qualificazione. Qualificazione, gare completate, 2 gare rimanenti. La prossima è Yas Marina a Court Crew. Allora, che dite ragazzi, ce la spariamo? Io direi di sì, va. Ah, puoi continuare a giocare anche durante l'installazione. Ok, quindi la prossima purtroppo non la posso fare perché mi sta terminando di installare il gioco. Allora conviene che ci salutiamo qui ragazzi, così ci buttiamo a capofitto nella seconda gara della stagione di questo evento di qualificazione. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.